Salve a tutti ragazzi, bentornati alla parte numero 18 di Platino. Ok, dobbiamo andare a Memoride. Oggi è una giornata particolare. Oh, un repellente Max. Iniziamo subito bene. Visto che non voglio perdere troppo tempo con le lotte, se evitiamo è meglio. Oggi non ce n'è che voglia. Ecco, lo dico e succede il contrario. Pazienza. Vai in fretta. Ah, drag artigli, eh? Mi ricordavo che lo imparasse. E allora via il re di drago. Terremoto. Ok. E addio sto ninja boy del cavolo. Qui dovrebbe esserci una minor ball. Esatto. Scacciabruma, eh? Noctowl. Perfetto. Ipom, eh? Spiacente. Ah, è inutile opporre resistenza. Al destino non si sfugge. Il destino della sconfitta. Hello. Ok, scintilla. Sì, vabbè. Infernape vendica il povero Gabite. Ah, aspetta, cos'era? Ah, fulmine in denti. E allora via sotto carica. Maledetta, guarda cosa hai fatto a questa povera squaletta. Vabbè, niente panico, può succedere. Vabbè, questo qua era quasi inevitabile. Maledetto te, si potesse evitare di tanto in tanto di lottare. Provo pass. Volete proprio prendere oggi? E vabbè. Sì, questo qua addirittura non cambia direzione con lo sguardo. Ci tocca anche lui. Va bene. Ciao ciao. Allora adesso Ale, ultimo. E saremo a Memoride. Sì, però ragazzi, dai. Ho tutti quasi esausti.
Vediamo di darci un taglio. Oh, vai, mia cara Rosa. Vai Vaporeon. Finish him. Chi ha giocato Mortal Kombat sa questa citazione. Oh, guarda, un buffone. Scusa buffone, ma oggi non abbiamo tempo per te. Invece andiamo da questo pelatone, che ci dà una Mega Ball, visto che abbiamo un legame forte con il primo della lista. E vabbè. Astronauta, eh? Signora, crediamo di sapere chi è. Andiamo a verificare se è vero. Oh, oh, sì che è lui. Beh, te la chiediamo noi quella boccaccia. Altro che tu. Come osano sfidarmi? Non sanno con chi hanno a che fare. Bene. Sì, sì, corri, sfigato. Ok, questa è la nonna di Camilla, che abbiamo incontrato nella parte scorsa. E adesso andiamo alle rovine... rovine memoride. Ok. Allora, è un dipinto molto complesso, però adesso ci spiegherà tutto. C'erano degli esseri così potenti che all'epoca erano considerati divinità. A controbilanciare il potere dei tre Pokémon c'era uno. Un'antica leggenda di Sinnoh che si racconta ancora a memoria. Vorrei saperne di più sulla leggenda, se non ti spiace. Chi sarà? Ma noi l'abbiamo già visto. E così ti chiami Cyrus, eh? Mi sa tanto che questo qua ha un legame particolare con la recluta di prima. E allora lottiamo. Ah, capo galassia, eh? Interessante. Ti sfido. Pugno rapido. Guardate come crepa. Già. Golbat. Neanche tanto difficile da battere. Ma sì, dai. Un fulminenti. Wow. Così veloci siamo. Vabbè che non è Crobat, però mi stupisco. Markrow, che è l'ultimo. Ce la siamo voluta. Già. Ma non credere di minacciarmi. Ecco, hai perso. Contento? Ragazzi.
In fondo, io lo sospettavo che era lui. Oh, la MT Surf! Sì, che bello, ragazzi! Sì! Oh, finalmente, guardate! Surf è un regalo perfetto per Vaporeon. Mio amico felino, vieni qua. Sarai contento adesso. Puoi sguazzare nell'acqua, a più non posso. Bene, usciamo. Ciao Camilla. Eh sì, sono passati di qui. Hai proprio ragione, Camilla. Sai? La stanno facendo grossa. Comunque, ragazzi, io e Camilla vi salutiamo e vi raccomandiamo di mettere mi piace, commentare e iscrivervi. Alla prossima da Master Typhlosion 92. Bella a tutti!